a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un saggio appena pubblicato da Carocci, davvero interessante. Il titolo è Il pensiero di John Fortescue, Costituzione, legge e teoria della proprietà nell'Inghilterra del 400. Sono 176 pagine per 19 euro, quindi assolutamente alla portata di quasi tutti i portafogli. E io, come mia abitudine, visto l'interesse per l'argomento, non rubo altro tempo e lascio subito la parola all'autore, che è il professor Simonetta. Prego, professore, a lei. Buongiorno e grazie. Dunque, John Fortescue è figura assai interessante, è considerato ormai dalla critica il principale pensatore politico inglese del XV secolo, del Quattrocento, ma è una delle figure dei teorici politici più importanti di questo secolo a livello europeo ed è un intellettuale europeo perché ha trascorso parte della sua vita anche sul continente. È un giurista, innanzitutto, un uomo di legge, arriva a ricoprire l'incarico di presidente della Corte Suprema Regia sotto Re Enrico VI d'Inghilterra, re dei Lancaster. È un costituzionalista, è un teorico della Costituzione ed è appunto un pensatore politico. E rappresenta per la critica che si è interessata a lui, in particolar modo in Inghilterra ovviamente, ma anche nel nostro paese, una sorta di enigma, nella misura in cui è un autore nel quale si combinano degli elementi tipicamente medievali, le radici del suo pensiero sono indiscutibilmente medievali, ma ci sono già una serie di elementi, per quanto queste etichette possano lasciare un po' il tempo che trovano, ma una serie di elementi che noi ricondurremo alla modernità. E un enigma perché questi aspetti sono difficilmente armonizzabili. Qualche volta, forse farò in tempo anche ad accennarlo, emergono delle vere e proprie contraddizioni. Non sono elementi del tutto riconducibili ad unità, cosa che è uno degli elementi di fascino di questa figura ed è anche una delle ragioni della simpatia che ho nei confronti di questo pensatore, che come altri che presentano complessità, contrasti, elementi chiaroscurali, attirano maggiormente la mia attenzione e forse anche quella del lettore. Diciamo, gli ambiti di interesse della riflessione di quest'autore sono numerosi. È un uomo d'azione anche, un uomo che vive nell'Inghilterra insanguinata dalla guerra delle due rose, quella fra gli York e Lancaster. È un uomo politico di primissimo livello, vicino al casato dei Lancaster, Enrico VI, del quale segue la parabola fino all'esilio, verrà nominato cancelliere, forse il primo governo ombra inglese che sia esistito, quello di Enrico VI in Scozia, di cui Fortescue viene nominato cancelliere, ed è anche un uomo d'azione militare, partecipa a numerose delle battaglie terrificanti che insanguinano l'Inghilterra in quegli anni. È un intellettuale che potremmo definire militante e anche questo è un elemento che ha attirato la mia attenzione. Innanzitutto è un costituzionalista, o meglio, è uno studioso di costituzioni. Il suo scritto più celebre, The Governance of England, il governo dell'Inghilterra, scritto in composto intorno al 1470, è il primo trattato sulla Costituzione inglese scritto in lingua volgare. E in generale i testi di questo autore, anche quelli in lingua latina, costituiscono una delle riflessioni più importanti, non solo sul modello costituzionale della sua amata Inghilterra, ma anche di altri modelli, come vedremo. La dottrina costituzionale di John Fortescue è costruita tutta sulla contrapposizione fra due modelli di governo antitetici. Quello che Fortescue chiama il governo tantum regale, cioè soltanto regale, una monarchia pura, noi oggi la chiameremmo una monarchia assoluta, quello in cui è l'arbitrio del re a fare la legge, e quello che invece con un lessico di origine di matrice aristotelico-tomista, ma che Fortescue rielabora, chiama un dominio politico e regale. Con una formula che il grande studioso di pensiero politico Kantorowicz definirà una formula magica, che è quella a cui Fortescue deve maggiormente la sua fortuna. Allora, che cosa sono questi due sistemi
costituzionali contrapposti e quali sono gli elementi più evidenti. Il governo soltanto regale, appunto, meramente regale, è una monarchia nella quale a governare è il re secondo la propria volontà, in base al noto principio del diritto romano, secondo cui è legge ciò che piace al sovrano. Dall'altro lato ci sono invece quelli che John Fortescue chiama i regni politici. Che cosa contraddistingue un regno politico? Innanzitutto il fatto che le leggi e la politica fiscale sono stabiliti dal re rigorosamente in accordo con i rappresentanti della comunità, in questo caso, quindi non in maniera arbitraria, ma dovendo contrattare con i rappresentanti della comunità ogni nuova legge o le modifiche delle leggi precedenti e la politica fiscale, quindi ogni nuovo tributo. In questo modo l'attività legislativa si manifesta, si esprime come uno sforzo collettivo, come il frutto di un'attività congiunta del re e del suo popolo. Un secondo elemento fondamentale di questa seconda tipologia, di questo secondo modello costituzionale, è l'autonomia dei giudici e la supremazia di quelle che Fortescue chiama le leggi del paese, le leggi di quel particolare regno. Un terzo elemento è il fatto che questi modelli costituzionali sono in grado di contenere al minimo, di minimizzare i rischi di degenerazione in senso tirannico. Per questi tre insieme di ragioni, Fortescue insiste, coloro che hanno la fortuna di vivere sotto un regno politico regale vivono in una condizione che permette alle loro persone fisiche, ai loro beni, di essere e di sentirsi al sicuro, un tema su cui torneremo. Fra gli esempi che Fortescue offre c'è l'impero romano nell'età augustea, c'è il regno di Israele sino ai giudici, fino a Samuele, e c'è, per andare all'attualità, la sua Inghilterra. Le differenze fra questi due modelli contrapposti, un regno solo regale e un regno politico e regale, emergono dalla differente genesi. All'origine dei regni solo regali c'è un atto di forza, un'usurpazione, che poi talvolta viene legittimata a posteriori, quando i vinti riconoscono a un certo punto e si sottomettono volontariamente al vincitore. Mentre invece all'origine delle forme di governo politico-regale c'è un processo consensuale attraverso le quali una comunità di individui si costituisce in corpo politico. Un corpo mistico, è l'espressione spesse volte usata da Fortescue, che ha un grande valore nel pensiero giuridico, politico ed anche ecclesiologico medievale, una universitas corporata, cioè un insieme che si fa corpo, che è fondata su un patto. Un corpo il cui cuore è il volere del popolo, la intentio populi. È la comunità a scegliere in queste forme costituzionali chi porre alla propria testa, anzi a creare chi sta a capo di questo corpo e le regole con cui questa testa conserverà l'insieme della comunità, cioè le leggi, che nella metafora organicistica dello Stato cui Fortescue ricorre più volte, sono paragonati ai nervi che tengono insieme, che danno unità all'intero corpo. Leggi che, Fortescue lo sottolinea, garantiscono a ogni parte di questo organismo il suo, permettono a ciascuno di retinere iura, cioè di mantenere e conservare i propri diritti, e preservano quella che viene chiamata l'utilitas populi, cioè l'interesse dell'insieme della comunità. Il cuore dell'organismo politico, nel modo in cui la metafora viene usata da Fortescue, è il volere del popolo. E l'Inghilterra, come accennavo, incarna perfettamente questo modello costituzionale maturo, che a differenza dei regni conquistati con la forza, è caratteristico di quelle popolazioni che hanno una maturità politica in grado di crearsi un modello costituzionale maturo in cui cuore, cioè popolo, e testa, cioè il re, condividono la gestione della cosa pubblica. Monarca e rappresentanti della comunità co-regnano, sono co-regnantes, è l'espressione latina utilizzata da Fortescue. Nessuna delle due componenti può legiferare da sola. Non lo può fare il sovrano, non lo possono fare i membri della comunità, i cui rappresentanti, naturalmente, nel caso dell'Inghilterra, siedono in Parlamento, o nel caso della Francia, negli Stati Generali. Ma quando corpo e testa insieme legiferano,
le leggi cui si approda, nel caso del Parlamento inglese e gli statuti, hanno un'assoluta infallibilità, secondo Fortescue. Quello che discende dalla sua teoria costituzionale è quella che potremmo chiamare una monarchia limitata, limitata appunto dal ruolo rappresentativo del Parlamento e dalla presenza di giudici che non possono che emettere sentenze secondo le leggi del paese, quale che sia la volontà del sovrano, che non può impedire loro né di rispettare quelle leggi né di esercitare il proprio ruolo. Una monarchia temperata, ma non controllata. C'è infatti, come la critica ha segnalato, un'assenza di meccanismi di correzione ben definiti e di meccanismi che presiedano all'eventuale revoca del potere. Da questo punto di vista sono una forzatura le immagini di Fortescue, che ancora oggi talvolta si trovano in certa manualistica, come un precursore del costituzionalismo moderno, come un araldo della monarchia parlamentare, proprio perché c'è in lui ancora una parte di quella componente medievale di cui dicevamo inizialmente. Un secondo elemento fondamentale nella riflessione di Fortescue riguarda la legge, la sua dottrina della legge, la sua riflessione giusfilosofica, che, lo accennavo prima, è complessa, articolata e presenta elementi non del tutto uniformabili, conciliabili. C'è una tensione irrisolta nella sua riflessione sulla legge fra affermazioni che rientrano a pieno titolo nella linea del giusnaturalismo medievale, quello che ha per esempio un rappresentante eccelso in Tommaso, nell'idea di Tommaso che ogni legge positiva sia in realtà l'applicazione specifica della legge naturale, che è la consapevolezza che gli uomini hanno della ex eterna, della legge di origine divina. Ma compaiono anche, come abbiamo già accennato e come vedremo meglio, una serie di elementi nella giusfilosofia di Fortescue che sono propri di un emergente positivismo giuridico, cioè l'idea che il diritto e le leggi sono quelle che vengono poste, che vengono stabilite da chi ha il diritto di farlo, da chi ha la potestà di farlo. Partiamo dagli elementi di giusnaturalismo. Abbiamo l'idea, richiamata molte volte nei testi di Fortescue, che ogni norma umana si fondi sulla legge di natura, che ha origine divina, e tragga da questa legge, quasi ex mutuo, dice in un passo Fortescue, quasi in prestito, ogni suo vigore, ogni suo valore. L'idea che qualsiasi legge civile, qualsiasi legge dello Stato, sia valida solo nella misura in cui si basa su un insieme di precetti morali di ordine superiore e di matrice divina. Ebbene, questo sembrerebbe escludere ogni possibile sovranità legislativa. Non si fanno mai nuove leggi in una concezione di questo genere, ma semplicemente si dichiarano quelle già esistenti, se ne specificano i dettami. Non vi è una creazione del diritto, ma soltanto la scoperta, l'esplicitazione e l'applicazione a casi concreti di un diritto che è già formato da sempre, il diritto di natura, che è il riflesso del diritto divino, comunicato ed esplicitato di fronte al popolo. Ma a fronte di queste pagine ve ne sono altre, molte altre, nelle quali abbiamo un atteggiamento diverso. Come accennavo prima, al centro della riflessione costituzionale di Fortescue, per esempio, è l'idea che in ogni regime politico e regale le leggi siano il risultato e traggano la loro autorità dal volere della comunità, da quell'intenzio populi che abbiamo visto è il cuore dell'organismo dello Stato. E quindi determinante è il volere della comunità, non un insieme di precetti superiori. Assistiamo in queste pagine a una divaricazione fra diritto e moralità che annuncia alcuni elementi caratteristici di quella che noi chiamiamo l'età moderna. L'idea che le leggi discendano dalla scelta consensuale dei re e dei rappresentanti del regno, che scelgono insieme ciò che è più adatto e più utile al benessere della comunità. Ebbene, questa scelta non è mai definitiva. Dipende dalle circostanze e quindi a questo modello di concezione della legge si accompagna l'idea che su questa scelta si possa sempre tornare, che il re in Parlamento possano sempre modificare gli statuti precedenti al variare delle condizioni. C'è quindi l'idea
in molta riflessione di Fortescue della mutevolezza delle leggi positive, che come è evidente è difficilmente conciliabile con l'idea invece di un nucleo di precetti immutabili che fonda ogni legge che sia davvero tale. Sono molte le pagine in cui Fortescue rileva come le leggi differiscano in base ai luoghi e in base ai tempi, cambino al variare delle circostanze spazio-temporali. E nel nostro autore c'è soprattutto una presa d'atto di queste differenze in base alla sua esperienza. Fortescue vive buona parte della sua vita in Inghilterra, ma poi dopo la sconfitta dei Lancaster va in esilio in Scozia e poi è costretto a trasferirsi in Francia. Studia le leggi naturalmente dell'impero, il diritto romano, studia le leggi francesi, conosce una serie di modelli diversi giuridici e li mette a confronto. Da un punto di vista sperimentale emergono quelle differenze su cui poi Fortescue si sofferma. Ed è questo che fa, è uno dei tanti elementi di interesse di questo autore, dal mio punto di vista, che fa sì che Fortescue sia alle origini di quello che oggi chiameremmo diritto comparato e che forse è più opportuno nel suo caso definire comparazione giuridica. In particolar modo attraverso un confronto meticoloso che in un trattato dedicato alle leggi dell'Inghilterra, in latino, scritto intorno alla fine degli anni 60 del 400, Fortescue fa fra il sistema giuridico inglese e quello degli odiati francesi, dei cugini d'oltremanica, che sono sempre per gli inglesi, naturalmente, un termine di riferimento tendenzialmente negativo. Un confronto meticoloso su cui non mi soffermo per non dilungarmi, ma che riguarda una molteplicità di aspetti, ne cito solo due. La tortura, il ricorso alla tortura, considerato del tutto inaccettabile da Fortescue e praticamente assente nel sistema processuale inglese, invece diffusissimo in continente. Ci sono pagine in cui il giudice Fortescue descrive in maniera meticolosa e con grande empatia nei confronti di coloro che ne sono vittime il sistema di tortura e ne evidenzia, oltre al carattere inumano, l'assoluta fallibilità sul piano dell'accertamento dei fatti. E un accurato confronto nel meccanismo di formazione delle giurie e quindi dello svolgimento dei processi, che può sembrare qualcosa di noioso, ma nelle cui pieghe troviamo per esempio delle riflessioni molto interessanti di un Fortescue consapevole della peculiarità del modello economico inglese, che proprio in quegli anni comincia a costruirsi intorno alle enclosures, cioè alle recinzioni dei terreni, per evitare che le pecore, in particolar modo al pascolo, si spostino da un terreno all'altro. Caratteristica, appunto, la peculiarità del sistema economico delle campagne inglesi fa sì che ci sia un diffuso livello di benessere, quindi un elevato numero di persone che possono far parte delle giurie, fornendo ampie garanzie di imparzialità. Questo è solo uno dei tanti elementi, dei tanti temi su cui Fortescue mette a confronto i diversi sistemi giuridici. C'è poi un ultimo grande tema, dei tanti che possono essere presi in considerazione nella riflessione di Fortescue del quale voglio parlare, ed è la presenza di una serie di elementi di quella che oggi chiameremo economia politica nella sua riflessione. Fortescue non è solo un pensatore giuridico, politico, che si occupa di Costituzione, ma è anche un teorico dell'economia. E questo emerge soprattutto per il fatto che nella valutazione comparativa fra i due modelli antitetici di governo che abbiamo visto essere al centro della sua teoria costituzionale, la monarchia assoluta e una monarchia temperata, questo governo politico e regale, Fortescue dà un rilievo sempre crescente nei suoi scritti all'esame degli effetti economici che questi sistemi politico-giuridici hanno, una valutazione sulla base dei loro frutti concreti. E nella sua ricostruzione, che naturalmente è di parte ed è anche un po' semplicistica, ma che gli storici dell'economia ci dicono essere assai realistica, abbiamo la descrizione di un benessere materiale molto diffuso nell'Inghilterra del tempo, nonostante sia un paese che in preda a una guerra civile, a confronto invece di una condizione di grave impoverimento e di crescente impoverimento dei sudditi del Regno di Francia. Un solo elemento che per un inglese non può che essere indispensabile e fondamentale: gli inglesi a tavola bevono birra,
mentre i francesi possono permettersi l'alcol e poco solo nei giorni delle solennità religiose. Un elemento che cito per far sorridere, che dà la misura però di quanto anche l'alimentazione sia profondamente differente. Quello che Fortescue sottolinea è che in paesi come il suo, e per chi ha la fortuna di vivere in paesi come l'Inghilterra, ognuno può fare l'uso che vuole dei risultati della propria industria, è il termine latino utilizzato da Fortescue, quindi il lavoro in tutte le sue dimensioni e anche la capacità inventiva, l'intrapresa, no? La capacità imprenditoriale, diremmo oggi. Ognuno è libero di aumentare, di cercare di aumentare il proprio livello di soddisfazione materiale. Mentre in Francia le cose stanno in maniera molto diversa e Fortescue lo mostra ricostruendo il numero di dazi, tasse e gabelle che opprimono le campagne inglesi, l'imposizione del monopolio reale su alcuni prodotti di alto consumo, per esempio il sale, che in Francia deve essere comprato solo dalla corona e in quantità che vengono imposte dai funzionari della corona, che stabiliscono sulla base del numero di persone di un nucleo familiare di quanto sale abbiano bisogno. Laddove invece sull'altro versante della Manica, sull'altra sponda della Manica, quella naturalmente più a nord, in Inghilterra, ognuno è libero di comprare o vendere il sale e qualunque altro bene. Uno degli elementi fondamentali dei governi politico-regali è la libertà di scambio, che contraddistingue un paese come l'Inghilterra o la Scozia ed è invece pressoché assente in Francia. Fortescue dedica anche pagine importanti e preziose alla descrizione di una prassi medievale, tipicamente medievale, che si chiama prisa in latino o purveyance in inglese, purveyance in francese, che è il diritto che la corona aveva di acquistare a prezzi calmierati tutto ciò di cui aveva bisogno per sé, per il proprio seguito, quando si spostava nelle diverse zone del regno. Ebbene, Fortescue descrive come questo diritto sia utilizzato con grande parsimonia in Inghilterra, mentre devasti ogni borgo e ogni città di Francia che sono costrette più volte all'anno a mantenere le guarnigioni reali, che praticamente non pagano nulla per tutto quello che consuma. Insomma, uno dei diritti, di quei diritti che vengono garantiti in un dominio regal politico su cui Fortescue maggiormente insiste, è un diritto di cui parliamo spesso anche oggi, il diritto a sentirsi sicuri, alla sicurezza, una sicurezza personale ed economica. E Fortescue in molte sue pagine sottolinea come quando questo diritto viene meno, quando i cittadini si vedono depredati, il termine latino utilizzato è depilati, cioè spogliati, ma è quello utilizzato per la tosatura delle pecore. Quando vengono tosati dallo Stato, allora si ribellano. No justice, no peace, potremmo dire con uno slogan in voga oggi. Se non c'è giustizia, se i beni e le persone non sono al sicuro, allora la comunità si ribellerà. E sono numerose le pagine in cui Fortescue agita lo spauracchio dell'insurrezione, per esempio ricordando quello che è accaduto in Boemia, la rivolta ussita, che in realtà ha origini non solo economiche, naturalmente, ma che lui utilizza come la grande rivolta di Jack Cade, esempi di grandi rivolte in cui la cui memoria era rimasta forte nell'Europa del tempo, come rischio cui va incontro un re che non rispetti i diritti di proprietà dei sudditi, i property rights. Ebbene, questo rispetto dei diritti di proprietà, alla luce di quello che vi ho detto finora, sembrerebbe da ricondursi soprattutto a quella particolare forma costituzionale che sono appunto le monarchie regalpolitiche, come l'Inghilterra. Ma in realtà, sottolineo questo elemento col quale comincio ad avviarmi a concludere, la sacralità della proprietà, secondo Fortescue, non è sancita dalle leggi civili, e non dipende da un particolare modello costituzionale, ma è sancita dal diritto di natura, che ne imponeva il rispetto ancor prima che esistesse, ne impone il rispetto da sempre, quando ancora la proprietà privata, personale, non c'era. E qui entra in gioco una delle tante nozioni teologiche che la teologia politica di Fortescue presenta, quella di caduta, di peccato originale. Fino al peccato originale la legge naturale conferiva agli uomini tutti i beni in condivisione, una comunione dei beni. Ma ha poi istituito, dopo il peccato di Adamo, ha istituito e legittimato una proprietà individuale
che sia fondata, secondo Fortescue, come dirà molto dopo di lui John Locke, sulla fatica, sul lavoro, sul sudore. Il riferimento è a un ben noto versetto della Genesi in cui una delle conseguenze del peccato originale è il fatto che Adamo si ricorda che dovrà conquistarsi col sudore il pane, versare sudore per avere di che mangiare. Ebbene, questo sudore è di chi lo versa e il frutto di questo sudore, essendo in qualche modo frutto della dispersione dell'energia di un individuo, ne racchiude una parte della sostanza e quindi è di quell'individuo, in virtù del lavoro che quell'individuo ha dispensato per guadagnarselo, che sia il pane o che sia qualsiasi altra cosa. E quel diritto di proprietà è legato al sudore così come al sangue. Si trasmette agli eredi attraverso il sangue nella misura in cui in quel sangue c'è parte del sudore che il padre o il nonno o l'antenato hanno versato. Qui ci sarebbe tutto un tema sulla questione femminile, sulla non piena capacità di ereditare delle donne, secondo Fortescue in particolar modo, quando si tratta di beni che hanno una dimensione pubblica, in particolar modo un regno, ma lo lasciamo da parte, sia perché è tema sgradevole, sia perché non voglio dilungarmi troppo, voglio invece ancora dire una cosa a cui tengo. La questione del rispetto dei diritti di proprietà dei sudditi si connette per Fortescue al dovere di ogni sovrano di vivere del suo, di bastare a se stesso, cioè di avere un appannaggio che sia sufficiente a far sì che la corona sia autonoma da un punto di vista economico-finanziario e non debba gravare eccessivamente sulle spalle dei sudditi. Da qui la grande attenzione che Fortescue dà in alcuni suoi scritti, soprattutto gli ultimi, alla questione politica, ed estremamente attuale, estremamente calda negli anni di difficoltà in cui lui vive, del dissesto finanziario della corona inglese in particolar modo. Come rimediare? Quali sono le cause di questo dissesto e come rimediare? E in maniera molto sintetica possiamo dire che tutto passa attraverso il fatto di cambiare radicalmente il consiglio ristretto che affianca il sovrano e che con lui sceglie a chi assegnare benefici, titoli e prebende, e attraverso un sistema che controlli le finanze regie ed eviti quello che oggi chiameremmo lo spreco, lo sperpero del denaro pubblico, qualcosa a cui noi siamo purtroppo molto abituati. Fortescue presenta nei suoi ultimi scritti una serie di riforme per ovviare a questa grave crisi che ha devastato le finanze della corona inglese lungo gran parte del 400. Troviamo in questi testi l'idea che una delle funzioni fondamentali del governo sia quella di contrastare la povertà, di contrastare la mancanza di mezzi. Troviamo qualcosa che anticipa le leggi sulla povertà dell'età dell'Inghilterra dei Tudor, la consapevolezza che un regno ricoperto di poveri non solo non fa onore al re, ma è un regno debole ed è un regno che da un punto di vista economico, politico e perché no anche militare non ha fortuna. E oltre al contrasto alla povertà, quindi giocare in difesa, c'è anche l'attacco. Cioè Fortescue e teorizza l'idea che compito di un buon governo sia anche aiutare e sostenere la crescita economica, incentivare l'impresa, far sì che quell'industria individuale, quella capacità di lavorativo del singolo di cui abbiamo parlato prima, aiuti a contribuire alla grandezza, non solo alla crescita del singolo, ma alla crescita della comunità, del regno. Ne viene fuori una figura complicata, complessa, chiaroscurale, qualche volta appunto anche contraddittoria come l'epoca di passaggio nella quale Fortescue nasce, cresce, si forma e vive. Alla fine del cosiddetto Medioevo, ammesso che il Medioevo abbia una vera fine, non c'è una sua data di morte naturalmente come di nascita, all'inizio dell'età moderna, in una realtà come quella inglese che non conosce, diciamo, la fase del Rinascimento, ma al di là appunto di queste categorie che hanno dei palesi limiti, una fase di transizione, di trasformazione dell'Europa, della quale Fortescue è testimone e sulla quale riflette in un modo che credo a noi europei del XXI secolo ancora molto da dire. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Bellissimo, bellissimo. Un libro assolutamente da acquistare, e quindi io ne ricordo il titolo, che è Il pensiero di John Fortescue, Costituzione, legge e teoria della proprietà nell'Inghilterra del 400. L'autore è Stefano Simonetta, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, l'editore è Carocci. Il libro è pubblicato da pochissimo, quindi io non faccio altro che beh, come al solito, ricordare a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org. Ringraziare tantissimo Stefano Simonetta per aver accettato l'invito a presentare questo interessante saggio e darvi appuntamento alla prossima video presentazione. Quindi grazie ancora e alla prossima. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Alla prossima. Non ho risposto a nessuno.